Oggi, per inciso, viviamo in un'epoca edipica, dal 68 ad oggi, in un'epoca in cui si uccide il padre come misura in grado di disciplinare e si impone il godimento illimitato dell'individuo alla deriva. Il godimento mortale, diceva Lacan, in cui non c'è più il limite e si gode in forma incestuosa, nelle forme che non solo non tengono conto della misura e della legge, ma che puntualmente la travolgono. Ultimo caso eclatante, le sedicenti rivoluzionarie che in piazza San Pietro godono col crocifisso. Abbiamo tutti presente quella scena terribile di godimento individuale illimitato, che si finge contro il sistema, ma in realtà è l'espressione massima del sistema, del godimento illimitato per individui alla deriva, senza nesso comunitario e senza patrimonio valoriale. La nostra è effettivamente un'epoca dell'illimitatezza, e perciò stesso un'epoca del brutto, e perciò stesso un'epoca del brutto, un'epoca in cui non vi è spazio per il giusto limite, un'epoca in cui il brutto stesso diventa, potremmo dire, il paradigma dominante. Se volessimo partire da una considerazione a partire dall'arte, potremmo dire che l'epoca che fa della merda d'artista un'opera d'arte è esattamente l'epoca che si raffigura sovrastrutturalmente la propria bruttezza sociale, politica, di pensiero in forma d'arte, la propria smisuratezza, appunto. E questa smisuratezza emerge continuamente come cifra del nostro tempo. Il nostro, diceva Heidegger, è il tempo del furore del calcolo e della crescita infinita. Ecco, vedete, riaffiorare il tema dell'illimitatezza. Il giusto ideale dei greci della misura, del porre l'uomo al centro, come ente limitato finito, è stato sovvertito da un'epoca che in nome del mito della crescita infinita, plusvalore, direbbe Marx, crescita intempestiva, direbbe Hölderlin, appunto persegue questo folle ideale della dismisura, dell'illimitatezza, che non ha più spazio alcuno per il pensare, ma che solo calcola, che non ha più spazio alcuno per il valore, ma solo per il prezzo, che non ha più alcuna capacità di porre una misura e quindi di porre una bellezza nelle cose. Il nostro è il tempo, se volessimo intrecciare le grammatiche di Martin Heidegger e di Karl Marx, dell'oblio dell'essere e insieme dell'oblio dell'uomo. Oblio dell'essere perché abbiamo dimenticato completamente l'essere, la realtà, l'essente, e pensiamo la realtà stessa come puro fondo a disposizione per la crescita illimitata, come puro fondo disponibile, manipolabile per favorire questo processo, oggi pudicamente chiamato globalizzazione, di crescita infinita che spazia da un capo all'altro del mondo e che impone al mondo intero un unico valore, un'unica bruttezza, potremmo ben dire, un unico riferimento. Ma è anche, diremmo con Karl Marx, il tempo dell'oblio dell'uomo, in cui l'uomo è utilizzato unicamente come pedina per perseguire questo desiderio di infinito, questa cattiva infinità, questa crescita smisurata, che non ha per riferimento, come avveniva nel mondo greco, l'uomo con i suoi bisogni finiti, ma che utilizza invece l'uomo per rilanciare sempre di nuovo, tramite la fantasmagoria dei desideri alimentati dalla macchina pubblicitaria, la sete di infinito, la rincorsa dell'illimitato, e quindi la fine di ogni armonia e di ogni bellezza.